22:53 in diretta, sempre, Focus è sempre in diretta su Rete Veneta, è l'ultima parte ovviamente, abbiamo ancora una mezz'oretta, un parterre in prevalenza di signore questa sera ed è un bel modo per salutare questo studio che lasceremo, da martedì saremo nella nuova sede di San Biagio di Callalta, uno studio multimediale fantastico, rimarrà Focus così com'è, ma insomma avremo tecnologicamente, saremo più avanzati, insomma, no? quindi vedrete che saranno questi cambiamenti che ci arricchiranno, che arricchiranno il programma. Vorrei sapere se i responsabili dell'invasione in atto possono essere perseguiti per alto tradimento. Intanto il popolo piange, la casta gode, il popolo piange soprattutto a Termini, a Roma a un certo punto un principio di incendio ha fatto saltare dei terminali per cui si è bloccato tutto il traffico ferroviario a Roma con conseguenze che potrete immaginare su tutta la rete nazionale, treni in ritardo, gente che è rimasta in mezzo alla campagna, insomma davvero una situazione paradossale, insomma, incredibile. Allora, da dove riprendiamo? Io direi che servizio abbiamo ancora da mandare, Fabrizio? Io direi, sì, vediamo quello sui migranti, visto che ne abbiamo parlato, ce n'è un altro e poi torniamo in studio. L'integrazione con le regole. Una affermazione chiara da chi dal 2015 accoglie nella sua casa 6 migranti, 6 giovani dai 18 ai 30 anni, da Gambia, Ghana e Nigeria, che hanno permesso al professor Calò, docente di filosofia, oltre ad allargare la sua famiglia, di sperimentare un percorso che è diventato un progetto. La proposta mia è un modello che si chiama 6 più 6. Chi si attiene a questo progetto resterà in Italia. Chi non accetta questo progetto non resterà in Italia. Per il professor Calò è indispensabile un progetto, ma soprattutto regole per i migranti. Un percorso di merito ad obiettivi, il primo dei quali potrebbe essere la carta d'identità del comune che li accoglie. È giusto darla anche ai migranti indipendentemente dal fatto che rimangano o meno? No, questa carta d'identità si deve dare ai migranti nel momento in cui hanno fatto questo bellissimo cammino. Una risposta quasi in sintonia con il sindaco di Oderzo, con qualche distinguo, ma soprattutto un invito. Se si ascoltano le persone che vivono direttamente, io invito quindi il sindaco di Oderzo magari a incontrarmi, le racconto che cosa potrebbe fare a livello di accoglienza diffusa e sono sicuro che troveremo punti di contatto, perché quello che noi cerchiamo di proporre è qualcosa che si può realizzare in qualsiasi comune senza creare nessun tipo di problema sociale. Un'esperienza, quella della famiglia trevigiana, che è diventata anche un film in prima nazionale lunedì sera al cinema Edera. Di questo documentario film Dove vanno le nuvole, dove si raccontano 4 bellissime esperienze di accoglienza e graduale inserimento, tra le quali anche la nostra, della famiglia Calò. Intervista al professor Calò di Lucio Zanato. Allora, Davide Scano, a parte il tram deragliato, l'assedio dei turisti a Venezia, su che cosa vi state impegnando? Noi ci stiamo concentrando innanzitutto sulla questione, appunto, come diceva lei, dei flussi turistici e poi purtroppo, perché insomma l'amministrazione questo ci mette davanti, tutta una serie di conflitti di interessi in capo al sindaco Brugnaro e ai membri della sua amministrazione, insomma. E l'ultima che è successa, e so che anche i suoi telegiornali l'hanno ripresa, è quella del Padiglione Venezia. Il Padiglione Venezia è salito alla cronaca dappertutto, perché appunto con la Biennale è stato dedicato questo padiglione, che è del Comune di Venezia, all'artigianato locale a cura del professor Zecchi, e purtroppo le uniche due realtà locali sono l'impresa del sindaco, la Battezzanetti per il vetro, e un'altra impresa che è di un altro esponente della maggioranza, un leghista. E tutte le altre ditte sono da fuori, da Treviso, da Padova, e quella di Treviso ad esempio, l'unica che espone del vetro, produce in Cina e in Romania, quindi una botta incredibile anche per la pubblicità del vetro di Murano. Gli artigiani sono incredibilmente delusi, le associazioni di categoria non commentano e hanno fatto
E poi la cosa triste è anche che le riviste del settore che si occupano di arte hanno stroncato proprio anche dal punto di vista qualitativo l'esposizione, insomma, dicendo che è un po' trash. E questo è un po' l'amministrazione. Da un lato tira su certi temi come appunto la sicurezza, su cui si vedono anche dei risvolti positivi come l'assunzione dei 70 nuovi vigili, peraltro che devono fare delle prove incredibili. Iniziamo ad abbattere l'età media con i vigili nuovi, perché dovranno avere dai 18 ai 30 anni, questo è positivo, perché devono fare 100 metri in non mi ricordo quanti minuti per correre dietro ai nigeriani con le borse agli abusivi, questa è la prospettiva del sindaco. E però d'altro canto appunto c'è tutta una serie di affari, cioè il sindaco davvero imprenditore si butta, cioè non appena annusa un affare si butta, e quindi non importa se è la sua azienda l'unica che viene reclamizzata dentro il padiglione, cioè così, non è vero. Questo è Brugnaro. Vuoi dire, Trajan? Sì, perché c'è anche la Fornace Orsoni che è presente, ci sono i tessuti ribelli, c'è la Bevilacqua, ce ne sono altre presenti al padiglione, quindi mi sembra che si stia, sì, sta parlando soltanto la sua parte, sta portando dati non veritieri, francamente. E poi oltretutto posso dire una cosa, se siete tutti quanti ossessionati da Brugnaro, alla fin fine comunque fate in modo di... non ha bisogno di difendersi, lo dimostrerà con i fatti, lo sta già facendo, sta dimostrando tutto con i fatti. Ha detto lui che faceva il blind trust, lo farà per il 2020, le prossime elezioni. No. Bene, gli crediamo. No, credo che lo farà a breve, molto bene, a breve. Speriamo. Allora, le case farmaceutiche hanno vinto, complimenti italiani. Intanto, mentre la casta gode, il popolo piange, ci sono espulsioni di islamisti che in Italia inneggiano all'ISIS, l'ultima ieri a Padova. Difendere i fratelli jihadisti e distruggere i governi traditori, sgozzare i cani di chi non aderisce al Daesh, combattere il diavolo che è presente nel nostro paese per riportare la grandezza dell'Islam. Scrivevano così su Facebook i due fratelli tunisini indagati dalla DDA di Bari per apologia di terrorismo. Uno di loro è in carcere, il secondo è stato rintracciato a Padova, nascosto vicino alla stazione ed espulso. L'indagine delle Digos di Bari, Foggia e Padova ha ricostruito l'attività dei due fratelli, definiti lupi solitari, che grazie ad internet sono entrati in contatto con altri soggetti dell'Islam estremista. Kamel e Boubaker Sadraoui, il maggiore Kamel, è stato arrestato a Foggia, Boubaker invece era a Padova da marzo. Si rifugiava nei casolari, la polizia è riuscita a identificarlo dopo avergli trovato addosso un cellulare rubato. Possiamo dire che sono persone che normalmente si caratterizzano per essere assolutamente simili ai propri connazionali, talvolta magari sono dei delinquenti comuni o comunque che hanno compiuto degli atti di criminalità comune, ma che possono poi radicalizzarsi o avere una deriva per la quale poi vanno a commettere degli atti di terrorismo. Boubaker è stato definito un soggetto potenzialmente pericoloso. Su Facebook aveva espresso apprezzamenti per gli attentati del Bataclan a Parigi. Aveva pubblicato video in cui inneggiava al Daesh, lo Stato Islamico. Per questo è stato espulso con un provvedimento, il più grave. Rispetto ad altri casi non si parla di espulsione firmata dal Ministro dell'Interno, che si ha quando si hanno elementi un po' più gravi, ma già in questo caso una espulsione amministrativa combinata dal prefetto prevede un'inibizione dal rientro per 10 anni. Luigi Valentina, mi senti, sindaco, che peso avrà sulle prossime elezioni a Padova il fattore migranti, sicurezza soprattutto, no? È uno dei temi centrali della campagna elettorale, oltre che all'ospedale, anche perché Bitonci si esprime proprio, ed è sempre stato un suo cavallo di battaglia, la sicurezza. Da sindaco di Cittadella ha fatto la prima ordinanza in Italia contro le persone che non erano regolarmente registrate in Italia. Giordani d'altro canto e Lorenzoni, l'altro candidato di estrema sinistra, avendo una frangia molto cattolica e conservatrice, invece sarebbero più aperti. Io credo che qua non si tratti di essere o non essere cristiani, perché anch'io sono cristiana, si tratti di capire che sono sì vite umane, ma le vite umane che devono essere rispettate in quanto tali vanno aiutate a casa loro. Se noi continuiamo a comportarci così, a farli venire qui, vengono qui per delinquere. Questa è la grande differenza che non dobbiamo dimenticare.
La battaglia è feroce, abbiamo dei quartieri per esempio come l'Arcella di Padova, il quartiere subito dietro la stazione, io ho degli amici che abitano là, cioè la sera si ha paura a uscire, cioè una donna come me di 50 anni non se ne gira da sola per l'Arcella di sera. Centro storico si sta ancora bene perché c'è parecchio controllo, ma Arcella, Mortise, insomma altri quartieri molto, molto popolati dagli ex comunitari, fa paura. Poi magari non ti fanno niente, ma intanto solo l'idea che ci sono tutti questi gruppi, tutti questi negozi di kebab e non Africa e questo e quello, cioè, ci sono veramente. Io mi ricordo, sono andata ragazzina a Parigi quando avevo 20 anni e ho visto tutte queste cose che ho visto a Parigi 30 anni fa, adesso le ritrovo nella mia Padova e c'è da aver paura, tanto più perché sappiamo che queste persone non sono controllate, quindi la sicurezza in assoluto ed è una cosa fondamentale. Ovviamente Bitonci ha il suo programma, adesso io non voglio mettermi qui a fare campagna elettorale per Bitonci, Giordani ha tutto un altro modo di vedere le cose, insomma la sicurezza, detto tra di noi, è sempre stato un cavallo di battaglia della destra. Certo. E anche perché l'abbiamo dimostrato coi fatti che sappiamo farlo. Ma senta, come donna possiamo aggiungere anche il valore di noi donne, perché questa cultura, perché non voglio chiamarla religione, certo. ci paragona meno di capre, meno. Allora io come donna, quando vedo magari qualche ragazza italiana che mette il velo, quattro pappine gliele tirerei ben fisse, perché abbiamo lottato per i nostri valori, abbiamo lottato per il voto, abbiamo lottato per il lavoro, per guidare la macchina, per lo smalto, per andare dal parrucchiere. Queste povere criste non possono fare niente. Io non voglio paragonarmi e confrontarmi con queste cose, cioè, ho il rifiuto quando mi entrano in negozio questi signori musulmani, non mi degnano di uno sguardo, è come se avessero il nulla davanti a loro. Ma di cosa stiamo parlando? Un piccolo aneddoto da sindaco che mi è capitato all'inizio del mio mandato, quindi 8-9 anni fa, una famiglia di musulmani anche che non hanno mai creato problemi in paese, vengono per chiedere informazioni sulla scuola, quando entrano nel mio studio allungo la mano, vedo che la signora che aveva il burqa, però il suo fazzoletto aveva il viso fuori, mi dà la mano, il marito non mi dà la mano. Bene, parliamo, stanno per uscire, io allungo sempre la mano, la signora mi dà un altro, il marito no, gli faccio scusi ma... E fa, ma lei è una donna, non mi ha dato la mano. Un essere inferiore. Non mi ha dato la mano. Sì, no. È venuto a parlare col sindaco, ma stai a casa allora? Cosa vieni a parlare col sindaco? Sai che è una donna. Allora Draghi ha detto che la crisi economica è finita. A me non sembra, perché mi trovo disoccupato. Ma dov'è la ripresa? Se lo chiedono in tanti. Restiamo a Padova e vediamo un altro candidato che è Lorenzoni, servizio. La nostra idea è che l'ospedale debba rinnovarsi profondamente per essere all'altezza degli standard internazionali migliori, e questo si debba fare partendo dalla struttura attuale senza delocalizzare. Troppo alte sarebbe la difficoltà di una soluzione diversa e troppi vincoli a cui andremo incontro. Nuovo su vecchio, questa è l'idea di Arturo Lorenzoni, il candidato sindaco di Coalizione Civica pensa che il nuovo ospedale debba sorgere dalle ceneri del vecchio. Il problema è prima di tutto di sanità, spiega Lorenzoni. La priorità è dunque riorganizzare i servizi ai cittadini con due obiettivi importanti. Il primo, dare un servizio di altissima qualità alle persone in termini sanitari. L'altro è quello di sostenere la scuola di medicina cittadina, che è una delle prime del mondo. Fuori dal policlinico questa mattina il candidato e i sostenitori di Coalizione Civica hanno distribuito un questionario per raccogliere pareri che poi verranno discussi in un incontro pubblico con i cittadini in sala anziani il 23 maggio prossimo. Per Lorenzoni non ci sarebbero ostacoli alla sua proposta, nemmeno dall'università, che da sempre impone come condizio sine qua non la metratura del nuovo ospedale, che deve ospitare anche la parte accademica. Le pressioni che l'università mette sulla realizzazione dell'opera sono assolutamente giuste, ma in quest'area abbiamo la possibilità. Teniamo conto che la medicina sta evolvendo anche nella direzione di una medicina del territorio, con una presenza nel territorio di servizi, e questo consente di ripensare l'organizzazione secondo quella che è la legge regionale, che ad oggi non è stata attuata in maniera esaustiva. Valentina Visentin, di nuovo un servizio. Federica Beltrame, voi consueti di lavoro siete come i psicoterapeuti che più aumenta il tasso di follia più lavorano,
Quindi più c'è crisi, più lavorate, più problemi dovete affrontare, o viceversa, cioè lavorate di più quando invece le cose vanno meglio? È domanda un po' balzana, ma insomma, vediamo se ci può dare una risposta. Lavoriamo diversamente, si lavora molto meglio quando lavoriamo per effettuare assunzione, per dare aumento ai dipendenti bravi, perché comunque riusciamo a soddisfare i clienti in tutto. Lavoriamo male adesso, anche se lavoriamo molto di più, perché siamo costretti a attivare casse integrazioni, e già solo attivare la cassa integrazione è un costo molto molto oneroso per i clienti, perché l'INPS, per farci attivare una cassa integrazione, ci fa, a parte la burocrazia per averla, ci fa lavorare giornate, certo, sia perché il sito è sempre con malfunzionamenti, sia perché comunque è una pratica molto complessa. E lavoriamo male perché comunque siamo costretti a trovare delle soluzioni drastiche per ridurre i costi, che alla fine sono sempre i licenziamenti, e quindi non è un lavorare bene, diciamo. Il lavoro è sempre lo stesso, uguale, diciamo che quando un'azienda va bene si lavora più volentieri in quell'azienda, quando l'azienda ha dei problemi legati ai finanziamenti, quindi che non ce la fa più andare avanti, si lavora peggio. Certamente. Se uno vuole si porti pure i migranti a casa, ma non faccia proselitismo. Allora andiamo a Vicenza, abbiamo visto prima il sindaco Variati, qui si parla dell'UNESCO, anche Vicenza era nel mirino dell'UNESCO, che però l'ha riconfermata patrimonio dell'umanità, vediamo. Scampato pericolo, Vicenza non sarà inserita nella lista nera dell'UNESCO, ma allo stesso tempo i commissari tirano le orecchie all'amministrazione iberica. Le brutture non mancano solo lì, fanno bella, si fa per dire, mostra di sé con le loro altezze, i loro volumi, il loro nascondere il panorama, togliere la visuale su quelle sì vere bellezze uniche come la Basilica piuttosto che una villa palladiana. Il dito dei commissari UNESCO è puntato e l'amministrazione non ne fa certo mistero contro Borgo Berga ed in particolare contro il Tribunale. Il Tribunale, con le sue dimensioni, con le sue forme, con un progetto che viene durissimamente contestato, ad aver negativamente influenzato l'intera area. Un intervento devastante, scrivono i commissari, una struttura edificata fuori proporzione con il tessuto urbano, volume e altezze eccessive ed oggi poco modificabile. E poi c'è del DIN insormontabile, scrivono i commissari dell'UNESCO, barriera visiva nella pianura. Evidentemente la base impatta in una maniera molto significativa sul paesaggio della campagna che circonda la nostra città storica, che è un valore importante da proteggere, è molto visibile per esempio da Monteberico, anche in relazione al centro storico della città. E poi c'è la TAV, il Parco della Pace, le tangenziali, il contesto di Via Trissino. I commissari evidenziano gli aspetti positivi, ma al contempo non mancano di inviare una serie di raccomandazioni a cui l'amministrazione è invitata a dare seguito. L'invito a non edificare il lotto Ecotorossi a Borgo Berga, o ancora a non realizzare la tangenziale nord, che andrebbe a chiudere sì l'anello delle tangenziali, ma comprometterebbe il paesaggio. Servizio Gabriella Basso, Amira, Antonella Trevisan, lei come valuta, diciamo, la situazione così urbanistica? Insomma, sono stati fatti degli scempi, come succede spesso nel nord-est, non solo nel nord-est? Ma allora, veramente non è stato fatto assolutamente nulla, questo è il dramma. Diciamo che adesso è tutto da riprendere. Abbiamo i problemi di cui parlavo prima di sicurezza, riguardano anche le buche per strada, il fatto che non c'è luce e quindi la sera la gente ha paura ad uscire di casa, quindi l'illuminazione è un forte problema. I marciapiedi sono disastrati, quindi c'è delle problematiche fortemente elevate, soprattutto per persone anziane, per diversamente abili, per addirittura l'assurdo per le mamme che hanno i bambini e devono portare con la carrozzina i bambini, perché tutto sali e scendi, addirittura ci sono dei gradini che sono alti di 5 cm, quindi ogni volta sono dei pesi molto devastanti. Poi ogni tanto c'è qualche notizia che il sindaco ha distrutto un ponte che era del 1800, perché disturbava secondo lui il flusso dell'acqua. Visto che era lì dal 1800, mi chiedo perché non disturbava per niente la problematica.
Diciamo che adesso si vede benissimo che siamo in campagna elettorale perché ho cominciato a fare lo sfalcio dell'erba. Però fino a qualche giorno fa avevamo una madre, mi ha telefonato, noi abbiamo mandato delle cartoline a casa delle persone per indicarci le segnalazioni, perché il programma l'abbiamo stilato assieme a tutti i cittadini, e mi ha detto: mio figlio è alto 80 cm, al parco non lo vedo più da quanto l'erba è alta. E il parco ovviamente è comunale, cioè non è di un privato, quindi manca proprio la cultura di pensare allo star bene, a comunque la cura dei bisogni del cittadino. È per questo che siamo scesi in campo. Allora, per Macron Soros ha versato 2 milioni di euro, JP Morgan 1,5 milioni, questo è il PD, aristocrazia totale come nuovo medioevo. Vittorio Zanini, cosa sta cambiando in Europa dal punto di vista politico? Cioè c'è un gran cambiamento o no? Senz'altro. Il cambiamento sta nel fatto che non c'è più il parametro della destra o della sinistra, o del centro-destra e del centro-sinistra, ma il parametro si sta sviluppando tra i cosiddetti responsabili europeisti e invece dall'altro lato i populisti sovranisti. Indubbiamente questo è un fatto epocale. Nella fattispecie poi capita che, diciamo così, anche in Francia si sviluppa la grande coalizione che trova in Macron il punto di riferimento, l'uomo che, ahimè, perché si è diviso il centrodestra, ahimè, gli stessi gollisti, ahimè, è diventato primo ministro, però scegliendo in uno scenario che è molto più ampio di quello dell'appartenenza. Anche noi in Italia dobbiamo avere il coraggio di fare questa scelta sotto un certo profilo, pur caratterizzandoci per alcuni aspetti prioritari. Ciò nonostante, nel periodo dell'emergenza bisogna valutare quale sia la scelta migliore. In Germania la CDU si sta rafforzando, in Francia si è rafforzato il raggruppamento europeista, così come in Olanda, così come in Belgio. Bisogna valutare queste situazioni anche per quanto riguarda il nostro paese. L'aspirazione sarebbe che il centrodestra non si dividesse, ma questo potrebbe capitare per le aspirazioni dei cosiddetti sovranisti. Io auspico invece che ci possa essere una riunificazione. Però noi dobbiamo essere molto consapevoli che la situazione sta cambiando. Tra le altre cose, neanche io mi sento di dare ragione a Draghi in questo momento, perché fino a quando anche in Italia non si mette in disparte la casta, non si mette in disparte i vitalizi, non si mettono in disparte la burocrazia, non si mette in disparte le banche, per privilegiare invece il merito, i pensionati, l'occupazione, come possiamo dire noi altri di aver riscoperto in questo momento il trend della rinascita sociale? Siamo ancora in difficoltà, dobbiamo fare in maniera di venirne fuori. Ma per tornare, comunque volevo esprimere innanzitutto un ringraziamento a Rete Veneta, perché io sono consapevole che oltre che partecipare a un dibattito sempre bello, leale, talvolta tumultuoso al nostro interno, Rete Veneta sotto la sua direzione ci ha consentito di parlare alla gente, perché questo è anche un fatto molto importante, cioè quello di collegare, diciamo, la nostra esperienza, la nostra visione magari anche opinabile con la gente, e non c'è stato strumento migliore in questo periodo rispetto a quello che ci è stato consentito da Rete Veneta. Tanto più che in questo momento mi consento persino di esprimere un compiacimento anche nei confronti di Antonio Calò, il grande amico Antonio Calò, grande professore di filosofia. Sei stato bravo, Antonio, li hai accolti a casa tua. Sotto questo profilo io personalmente ti ringrazio. Però mi fa piacere altrettanto che tu dica, con tutti coloro che hanno osservato questa tematica all'intorno del nostro consesso, che mai e poi mai è giusto riconoscere la carta d'identità a coloro se non dopo che hanno effettuato un percorso. Questa è la prima cosa che volevo sottolineare. La seconda, perché la gente ce lo chiede, i fatti, basta e parole, i fatti. Allora, come hai detto tu giustamente, cominciamo a detassare il lavoro al femminile, perché questo è un aiuto indiretto che si dà anche alla famiglia,
così come quello di organizzare i servizi per la famiglia piuttosto che erogare solo bonus, perché noi dobbiamo pensare a questi progetti, il progetto per la famiglia, il progetto per il lavoro. Mi rivolgo soprattutto a te, che sei rappresentante del Movimento 5 Stelle. Capisco sotto un certo profilo il fatto che voi proponiate il reddito di cittadinanza, così come coloro che propongono il reddito di inclusione o ancora quelli che propongono il reddito universale di sussistenza. Ma è questo come per nascondere una incapacità di un governo di indicare invece un progetto per il lavoro. Ad esempio, sul tema della leva. Alpini, grazie Alpini, siete stati straordinari, meriteresti di governare il nostro paese insieme alle donne, gli alpini e le donne. È una cosa straordinaria secondo me. Ho quasi finito. Gli alpini saranno d'accordo. E le donne. Avete inserito questo tema di come i giovani potrebbero, attraverso l'istituzione nuova di una leva moderna, trovare un lavoro? Questo è il tema. Perché noi, attraverso un sistema, non potremmo riuscire a trovare un lavoro per i giovani nel momento in cui facciamo calzare le necessità nuove di un paese, il paesaggio, la salvaguardia dell'ambiente, l'assistenza sanitaria, il volontariato? Perché non trovare un sistema, un progetto che possa quantomeno giustificare un reddito? Perché io mi rendo conto personalmente che la robotica e la modernità e il software toglieranno immensi posti di lavoro, ma allora un governo serio dovrebbe fin da subito, piuttosto che rifugiarsi, anche il Movimento 5 Stelle, piuttosto che rifugiarsi nel discorso del tema del reddito di cittadinanza, individuare un sistema per ricollocare i giovani, per dare una speranza ai giovani che invece fino a 35 anni se ne stanno a casa. Ti prego, fatti portavoce al tuo interno di questa necessità. Lei ha frainteso due parole, direttore. Sì. È che è forse stato frainteso il concetto del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non è un reddito per chiunque, indipendentemente dall'occupazione o dalla disoccupazione, dalla voglia o meno di cercarsi un lavoro. Cioè, ci sono dei paletti: se uno per un certo periodo non riesce a trovare lavoro e gli vengono offerte subito del lavoro, come è anche in altri paesi d'Europa, gli vengono offerte delle occasioni di lavoro, rinuncia, automaticamente decade dal diritto al reddito di cittadinanza. Cioè, il reddito di cittadinanza è un ammortizzatore sociale universale, quello che adesso non c'è. Beh, faccio l'esempio della mia professione, gli avvocati. Ci sono le giovani avvocatesse che per puro a 30-35 anni restano incinta, vogliono avere dei figli, eccetera, eccetera, o magari vengono anche, restano a casa. Non hanno nessuna forma di ammortizzatore sociale o di aiuto alla maternità. Cioè, i giovani professionisti non riescono ad avere nulla, mi piace la precisazione, volevo finire. Abbiamo proprio dobbiamo già chiudere sulle vaccinazioni. Sì, rapidamente. Anche, cioè, non è un voemo senza regole. Mi fa piacere la precisazione. Sulle vaccinazioni. Sì. È fondamentale la vaccinazione per la salvaguardia della salute propria dei bambini e delle bambine, ma perché c'è anche una necessità sociale di salvaguardare la vita degli altri. Ci sono due motivazioni almeno. Accanto a questo è auspicabile che ci sia il consenso informato, perché i genitori siano informati sempre di tutte queste tematiche. Allora, grazie molto. 23-21 dobbiamo chiudere. In Africa non manca nulla, manca solo la voglia di lavorare, ai parassiti che vengono qui pieni di pretese per essere mantenuti a vita, tantissimi sms come sempre sui migranti, favorevoli, contrari, in gran parte contrari, ma insomma c'è sempre un contraddittorio a Focus. È l'ultima puntata in questo studio, dicevo, da martedì studio multimediale in un'altra sede ad Antenna 3, che come sapete è stata acquisita recentemente dal nostro editore Filippo Iannacopoulos, quindi Rete Veneta, Antenna 3, Tele Nord-Est e Tele 4, un grande gruppo, il più grande polo televisivo di Veneto e Friuli Venezia Giulia del Nord-Est. Grazie a tutti per averci seguito. Abbiamo passato qui in questo studio
tante serate assieme, continueremo a passarle assieme, ma insomma da un'altra parte, usciremo di qui come nei film, guardandoci per l'ultima volta e versando qualche lacrimuccia. Su corda. Grazie. Grazie. Bravo direttore. Grazie a voi, grazie a tutti. Soprattutto per quest'ultima puntata, grazie a tutte queste ospiti che sono non solo affascinanti, ma anche molto brave, veramente televisivamente molto brave, quindi ci vedremo nella nuova sede a poca distanza da qui. Grazie a tutti, arrivederci. Buonanotte, buonanotte, arrivederci. Grazie. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.